Eccolo Steve alla bagna, ragazzi, reaction tutti quanti carichi arzilli nel canale per un'altra bella giornata insieme. Un altro video che parla sia di calciomercato perché sono delle perle clamorose, soprattutto che riguardano la porta e ne parleremo appunto. E poi anche un'analisi veloce su Allegri perché è l'unico allenatore che non riesce a dare un'impronta alla squadra tra tutti quelli delle big italiane che sono subentrati anche ad altri ed erano fermi da molto tempo, vedi Spalletti. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Grazie di esserci, lo Stivello Magno vi vuole tanto bene, vi accoglie con un grosso, grosso abbraccio. E poi un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto tempo decidono di seguire il mio canale e supportarmi con tante idee, tante analisi critiche e opinioni molto interessanti. Allora, partiamo subito appunto con l'argomento fondamentale di oggi che è quello di Donnarumma, ragazzi, perché come tutti sapete è in un momento delicatissimo al PSG, pensava di andare là e giocare. Giustamente dopo essere stato protagonista a Euro 2020 come miglior giocatore del torneo, salvando veramente tanti gol e essendo decisivo anche nei rigori contro l'Inghilterra, però è stato di fatto che quando è arrivato là gli si è creata una sorta di lobby sudamericana contro e che ha spinto e non poco Navas a essere primo portiere. Lo stesso Pochettino non lo vede come primo portiere, lo vede come un alternante ad Navas e infatti il ragazzo ha giocato 3 partite su 10. E questo è un bottino veramente magro, però va anche considerato che Navas prende 10 milioni ed ha rinnovato l'anno scorso, Donnarumma ne prende 5 più bonus. Quindi capite anche voi che a livello economico, anche il portiere che deve essere primo di riferimento è proprio Navas. Quindi il PSG ha investito su Navas. Raiola, che come al solito è reo di fare anche molti errori gravi, rischiando di bruciare i giocatori, non solo nel caso di Donnarumma, ma anche altri in precedenza, ha fatto la cavolata di tirare via dal Milan Donnarumma pensando alla carriera, ma allo stesso tempo lui in realtà pensava ai suoi soldi per incassarsi le commissioni per lui se stesso e per il padre. Cosa è successo però? Tu vai a remare contro un ragazzo che ora ha 22 anni, nel pieno della sua carriera poteva andare a sbocciare e a affermarsi, ad alti palcoscenici, e gli stai frenando la carriera. Se Gianluigi è forte di testa, rimarrà solido e continuerà ad allenarsi seriamente per un giorno. Tornare a fare il primo portiere, non dico al PSG, ma in un'altra squadra. Ma se è fragile e rischia di appunto di compassarsi e di non trovare appunto l'appoggio di altri compagni o della famiglia, c'è questo rischio qui che cali di prestazione, non sia più lo stesso. E queste cose qua a Raiola non gli è fregato niente. Voleva soltanto accasarlo per appunto fare soldi lui e prendere commissioni su Donnarumma. Questo è un po' il succo della discussione. E quindi cosa è successo? Il Paris Saint-Germain, tramite Messi, Neymar, Di Maria, Paredes e Marquinhos, hanno creato una sorta di combriccola nello spogliatoio che vuole, diciamo, Donnarumma fuori, non fuori dalla squadra, ma secondo portiere inamovibile, proprio perché crede tantissimo nel portiere della Costa Rica e lo vede come un pilastro, un giocatore comunque super affidabile che può portarti comunque ad alti livelli anche in Champions League, mentre Donnarumma è visto un po' come il ragazzotto, l'italiano mischiato, diciamo, ai sudamericani e agli stranieri del PSG, comunque un ragazzino che prova a scalzare il primo posto del loro amicone, se vogliamo, Navas. Non c'è nulla di personale, ma è, diciamo, soltanto una competizione tra portieri e chiaramente se tu leghi tanto con il portiere che gioca con te da 3 anni, arriva un altro che comunque ha vinto l'Europeo e può minacciare la posizione del portiere e anche gli equilibri in spogliatoio, dato che Navas è un leader vero e proprio, lo vedremo anche in campo come urla, come incita la squadra, come amministra la difesa, a differenza del nostro portiere polacco, è molto difficile appunto vedere degli spiragli di speranza per Donnarumma e riuscire in qualche modo a fare breccia in uno spogliatoio in cui tu sei l'unico italiano, non so, la mosca bianca in mezzo a tutti questi sudamericani. È una situazione difficile, quindi per quello che nel titolo ho voluto mettere che Messi porta Donnarumma da noi, perché appunto con questo atteggiamento, diciamo, contrario appunto a far giocare Donnarumma come primo portiere, potrebbe in qualche modo spingere Raiola a trovare la via del prestito. Chiaramente prestito si tratta, perché il cartellino di Donnarumma è assolutamente in mano al PSG, non c'è modo chiaramente di andare a comprarlo adesso con questi costi che ci sono, ma sicuramente a gennaio si potrebbe aprire al prestito, dato che Donnarumma è un quinquennale, quindi te puoi tranquillamente fare il prestito con diritto di riscatto, obbligo di riscatto, insomma il PSG ha solo comprato il cartellino, dopodiché può fare quello che vuole. Quindi questo è quello che non ci avevano detto, che il PSG ha semplicemente fatto una mossa per
per accaparrarsi un cartellino per poi vedere cosa fare. Non era un acquisto per metterlo primo portiere. Cioè, le notizie che sono trapelate erano quelle, perché noi da italiani vedevamo Donnarumma come un pilastro, una colonna del nostro europeo, della nostra nazionale, quindi davamo per scontato che dovesse giocare là. Ma la verità è che non è quella. In Italia è un conto, all'estero è un altro, tutte le dinamiche cambiano. Quindi questa, mi premeva appunto fare questo piccolo inciso e questa piccola informazione per voi, per andare a snocciolarla insieme e a vedere quali sono le varie possibilità. Sapete che Szczesny non sta attraversando un buon periodo e tra l'altro potrebbe anche essere alternato a Perin proprio con la Sampdoria in casa, che sarà una partita casalinga difficilissima. Sampdoria è un animale ferito, battuto 4-0, anche se con un punteggio larghissimo e con tante diciamo riserve in campo. Giocherà contro di noi col coltello fra i denti, con tutti i recuperati titolari. Ricordiamo che c'è anche Caputo, che può farsi veramente male, così come Quagliarella. E poi tutti questi giocatori come Damsgaard, Thorsby, insomma bisogna stare veramente attenti a questa squadra, perché con D'Aversa ha trovato una guerra quadra ed è una squadra compatta che non disdegna dell'andare in contropiede e giocare offensivamente. Quindi attenzione, veramente, dopo la fatica con lo Spezia potremmo veramente incappare in un altro pareggio barra sconfitta. Non voglio portare sfortuna, però conoscendo i nostri polli potremmo anche veramente di nuovo chiuderci in difesa, speculare sul punteggio. Invece è il momento in cui dobbiamo andare in avanti e alzare il baricentro. Poi la seconda parte del video volevo dedicarla ad analizzare un attimo il motivo per il quale l'unico allenatore delle grandi big, delle prime sei del campionato italiano, che non è riuscito a dare un'impronta, un'anima alla squadra, sia proprio Allegri in questo momento. Perché se andiamo ad analizzare, allora, l'Atalanta di Gasperini è sempre la solita, parte un po' sornione all'inizio della stagione, però poi in Europa va avanti, ha fatto anche un bel pareggio 2-2 col Villarreal, campione d'Europa, Europa League, e in campionato è lì, comunque l'entrata delle prime, 10 punti, e ha comunque sempre quest'anima e questo gioco tipico di Gasperini. La Roma, con Mourinho, comunque sta dimostrando di avere comunque un tono, una tonicità, è molto propositiva, segna molti gol, a parte con l'Udinese, ma è sempre stata una squadra che ha segnato tanto in queste prime giornate, dominando anche le partite per lunghi tratti. L'Inter, lo sappiamo, sta giocando da Dio col duo Dzeko-Lautaro. Il Napoli, veramente una grande squadra, con Spalletti che la sta amministrando in maniera egregia, con gli stessi giocatori dell'anno scorso che aveva Gattuso, ma dando quel tocco in più, anche facendo esprimere al meglio Osimhen, che l'anno scorso non era così, e Insigne, e Fabian Ruiz, che è diventato un vero e proprio riferimento a centrocampo, e Zielinski, che sono andati veramente sugli scudi. E poi anche la Lazio, sinceramente meglio di noi in questo momento, con 8 punti, ha fatto una brutta sconfitta, veramente un brutto d'arresto col Milan, un pareggio un po' striminzito a Torino, però Sarri sta cercando di trovare la quadra, comunque ha un'anima, la squadra sta giocando. L'unico che appunto non abbiamo un'identità siamo noi, quindi vorrei anche chiedere a voi nei commenti di dirmi come mai, perché, se è perché Allegri non è in grado, oppure perché sta ancora mettendo le mani appunto in alcuni punti della squadra per capire se può migliorarla a lungo termine, non subito. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie di esserci, ragazzi, a presto!